Benvenuti a questa nuova puntata di Brescia Top Trail. Oggi siamo in Valsabbia, siamo a Casto. Oggi giornata sperimentale, faremo tante cosettine nuove, le vedrete durante il video, ma soprattutto saliremo al rifugio Nasgo per una versione nuova. È bella duretta, ma ormai siamo quasi alla Croce di Saval. Teniamo duro perché manca poco, ragazzi. Wow, che avventura! Ecco la croce e il panorama davanti a noi, il Garda Lake. Ebbene sì, siamo finalmente sulla corna di Savallo. Wow! Ed ora, let's go! Ed ora si scende, ragazzi! Guardate che trailerino super spettacolare dalla corna o dalla croce di Savallo, ragazzi. Wow! Super! Wonder wonder, guardate che vertical time. Ora avremo le creste da succhiare come un lecca lecca da bravi bambini golosi. Guardate che trail magnifico, ragazzi, superlativo, super. Wow, mamma mia, che sound. Ed ora andremo verso il rifugio Nasgo. Wow, guardate che location, siamo in pieno autunno, ragazzi, ma si sta da Dio. Oggi abbiamo rimesso l'estiva per la discesa. Wow 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 wow, wonder wonder. Guardate le creste in prospettiva che stanno per arrivare, e sotto abbiamo il trail nonché il rifugio Nasgo da dove fermarsi per un tè caldo e un panino. Wow, di nuovo vertical, eccolo là il Nasgo, lo vediamo. Yes, eccoci al rifugio Nasgo. Bene, ora andiamo sul vertical trail del Nasgo. Guarda, ragazzi, che sound, mamma mia, wonder wonder. Ragazzi, qui non si scherza, qui ci si diverte, ma bisogna stare in campana. Che wonder, yes, mamma mia, che sound croccante, ragazzi, direi croccante, sì. Il crumble è veramente molto molto smosso qua. Yes, wow, mamma mia, che sound vertical croccante, ragazzi, mamma, sentiero bellissimo, ragazzi, di quelli che piacciono a noi. Guaci, guardate la grotta, perché è veramente una roba assurda. Guarda che bello, comunque, che trailerino, ragazzi, wonder wonder wonder, bello. Guarda qua, è molto simile al tratto centrale del Pizzoccolo. Bello comunque, bello, si va piano e lo si gode tutto. Wow, super, wow, guardate com'è bello pulito questo tratto. Guacci, bello bello. Ora il grippage è al massimo, non ci sono particolari problemi. Bello. Ed ora andiamo nel foliage con le S. Guardalo qua, ecco la prima. Bella, attenzione, segnalato capanno, quindi facciamo attenzione. Bello. Ora abbiamo un po' di wild sporco. Attenzione, bello. Guarda qua. Passiamo dietro l'albero. Chicane, bella. Wow. Ragazzi, che double S. Affascinante. Ora passiamo in mezzo agli alberelli. Wonderful yash, wonder. Ultime fasi del trail. E siamo arrivati! Wow! Mamma mia, ragazzi, che sound! E da questa bellissima Valsabbia è tutto.
Siamo a Casto, siamo stati al rifugio Nasico, quindi alla Corna e Croce di Savallo, per il nuovo trail da cui siamo saliti, un trail che è stato costruito circa un paio di anni fa e sembrerebbe essere abbastanza pedalabile, almeno con le bike. Vi ricordo ragazzi di mettere un bel mi piace qua sotto, iscrivetevi al canale e quando vi iscrivete accendete tutte e due le campanelle per essere sempre informati sulle novità, ed infine iscrivetevi alla pagina Instagram, è molto molto importante. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Alla prossima, state tutti pronti e vigili perché manca poco. Yeah!